Quindi se sei d'accordo, se hai domande, dimmi pure. Tutto chiaro, tutto chiaro. Ok, allora se ti piacciono le domande, partiamo da lì. Certo. Me le tengo anche Ok. io sotto mano così guardo bene. Ok. Ecco qua, ci sono. Perfetto. Allora, Davide, sono passati 8 anni dal video Un'orchestra senza direttore, quindi ti chiedo che cosa è cambiato in questi anni? Allora, cosa è cambiato? Guarda, a dirti la verità, penso che le cose che sono maggiormente cambiate sono gli avvenimenti normali della vita. Io sotto sotto mi sento ancora, diciamo, me stesso, solo che ho avuto modo di avere determinate esperienze, affacciarmi al mondo del lavoro e avere a che fare con tante persone diverse, conoscere tante persone. Quelle lì, diciamo, mi hanno fatto un pochettino cambiare a livello superficiale, si può dire, ma ho affrontato tutte quelle esperienze, tutte quelle nuove cose, sempre da il Davide che sono sempre stato. Quindi adesso c'è, diciamo, una nuova, si potrebbe dire, un nuovo me, tra virgolette, nel senso che sono il me stesso frutto che viene fuori da tutte queste esperienze, da come hai reagito, eccetera, eccetera. Ma diciamo, mi sento abbastanza vero a quello che sono sempre stato, insomma, mi sento sempre me stesso, diciamo. Bene, bene. E, Davide, oggi come suonano gli strumenti della tua orchestra, visto che c'è un titolo molto particolare in quel video, e se ci sono stonature che ti piacciono a distanza di anni? Suonano, sicuramente suonano. Allora, diciamo che questa cosa qui che mi avevano diagnosticato, cioè l'iperattività, io ho sempre fatto un pochettino fatica a capire in che modo si relazionasse con quello che ero io effettivamente. Per esempio, ancora quando ero un pochettino più piccolino, da pensiero di ragazzo più piccolo, per me quando dicevi la parola iperattività era una persona incontenibile a livello fisico e quest'altro. Pian piano, col passare degli anni, con cui crescevo, mi rivedo molto di più su un'iperattività di pensiero, mettiamolo così. Diciamo, a livello fisico, mi viene da dire abbastanza un ragazzino normale, regolare, che gli piace muoversi, gli piace fare cose, ma non ho mai sentito come magari ho visto in altre persone che avevano un diverso tipo di iperattività che era tanto a livello fisico. Io ancora tuttora riesco a godermi dei miei momenti in cui sono tranquillo, fermo. So, poi soprattutto facendo uno sport così, diciamo, intenso, mi piace a un certo punto stare tranquillo. Invece quello che notavo io e che noto tuttora è che a livello invece psicologico c'è un muovi, 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 abbastanza costante. C'è un essere molto conscio nel senso proprio della parola, non nel senso di elevarmi a persona più sveglia o al contrario neanche, semplicemente che notando tante cose, quando si notano tante cose, si pensa tante cose ugualmente e delle volte o più spesso che altro si fa fatica a regolare questo continuo flusso di coscienza che ok. L'altro giorno mi sono messo a pensare che cos'era il colore rosso e dopo 2 secondi ho detto: ma perché sto pensando? Cioè, che devo fare qualcosa? Cosa sto pensando? Cose del genere. E quindi come suonano? Va a periodi, quindi un po' diciamo come rivedo in tutte le persone con cui parlo, eccetera, eccetera. Non voglio usare oppure sì, il termine le persone normali, perché in tutta la nostra diversità che ognuno ha, realmente siamo tutti un pochettino normali, siamo tutti diversi e questo ci rende tutto sommato normale. Quindi a periodi altalenanti suonano, fanno quello che devono fare. Ci sono delle suonature che mi piacciono, diciamo, le cose che fanno stuonare gli strumenti sono le stesse cose che poi li fanno suonare in armonia nei momenti un pochettino migliori, che dipende un po' dal direttore, dipende un po' dalla giornata che c'è fuori, dipende un po' dal periodo, dalla stagione. Quindi diciamo che ci sono stonature che mi piacciono quando, anzi no, quando ci sono le stonature, le cose che fanno stonare, c'è un po' di
disequilibrio e cercare di capire come ci si sente. Invece sono le stesse cose che poi fanno suonare tutto quanto assieme, quindi gli sono anche grato delle volte. Quindi ecco. Bene, chiarissimo. E l'altra domanda è: hai trovato un direttore alla tua orchestra? Delle volte si trova, possono essere tante cose i direttori delle orchestre che fanno suonare gli strumenti. Lo sport in certe situazioni fa da direttore, in altre situazioni è la cosa che fa suonare tutto. La routine delle volte fa andare tutto bene, altre volte se è un po' troppo prolungata comincia a essere un pochettino fastidiosa. Quindi sì, trovo il direttore, ma non, diciamo, hanno turni diversi, uno c'ha la mattina, C'è uno un c'ha la sera. forte turnover. Esatto, almeno ci sono un paio di figure che fanno da direttore, però sì, ne ho trovati alcuni che ogni tanto funzionano. Che ti guidano e ti accompagnano, ecco, nelle tue attività. Esatto. E, senti, Davide, se ti dico la data del 15 ottobre 2022, che ti viene in mente? Cosa è successo? La gara, penso, appunto lo leggevo anche prima nel messaggio, penso si riferisca alla gara. Ho fatto questa gara qui in Giappone, erano i primi mondiali di parkour del mio sport, e niente, ho partecipato a questa gara qua e è andata bene, sono arrivato in podio, sono arrivato terzo e quindi è stata una bella cosa. E quindi sicuramente è un traguardo importante. Credo che poi il parkour sia entrato all'interno delle gare ufficiali da poco, quindi sei uno dei primi. Sì, da poco io praticamente il parkour in Italia e anche in altri paesi del mondo è andato sotto la Federazione Internazionale Ginnastica, quindi è una disciplina della ginnastica, e perciò organizzano anche delle gare parkour organizzate dalla Fede Ginnastica. Quindi sì, è da pochi anni, hanno fatto dei rodaggi di prove di gare magari 5 anni fa o circa il periodo era quello, ma adesso diciamo da 2 anni a sta parte c'è un vero e proprio circuito di gare che succedono. Quindi sì, mi accorgo che poi le gare in generale sono sempre una dinamica molto particolare, nel senso non è per forza detto che chi è il più bravo durante la gara arrivi nel podio, quindi a livello proprio anche soggettivo ho ancora delle opinioni molto particolari, però sicuramente arrivare a fare quelle gare lì, arrivare anche in finale, arrivare anche nel podio, è sicuramente un attestato, diciamo, che qualcosa sono riuscito a fare. Quindi da quel punto di vista lì mi do una pacca sulla spalla. Quindi sì, mi fa piacere. Te la do anch'io allora la pacca, da lontano la pacca sulla spalla, e ti voglio fare una domanda un po' fuori programma che mi è venuta in mente adesso. Sono curiosa di sapere un po' durante le tue performance, durante la tua attività appunto sportiva, durante queste gare, come funzionano invece i pensieri? Se ci sono, se ti creano anche lì un traffico, o magari invece sono un po' più lenti, un po' più tranquilli? Allora, è molto particolare anche perché di recente, dico, il weekend scorso ho fatto un'altra gara che non era del circuito di queste qui, della gara ufficiale della Federginnastica, era un'altra gara privata, diciamo, e che mi ha fatto avere un pensiero, un approccio molto diverso da quello che ho avuto nelle gare precedenti. Nelle gare del parkour organizzato dalla ginnastica sono molto intense, quindi ti dico la verità che prima della gara io sono abbastanza nervoso. È un po' un compito da fare, l'esercizio è abbastanza difficile, è lungo e quindi sai che stai andando a fare una cosa che farai delle volte fatica anche a divertirti mentre la stai facendo, proprio perché richiede così tanto a livello fisico, a livello mentale, a livello di attenzione, che fai fatica a, diciamo, goderti quello che fai. Quindi ti stai preparando a una cosa che devi stare attento, devi cercare di fare bene, devi sperare vada bene, e quindi un po' di nervosismo e di ansia ce l'hai. Durante, però, cioè, questa fase qui arriva sempre a un punto, quando chiamo il mio nome, io è come se non potessi farmene niente di come sto, come non sto, ok? Vado su, ci siete e io vado.
E poi sei troppo concentrato a capire quando respirare, capire cosa va fatto là, capire cosa va fatto là, cercare di non morire mentre sei in aria. Non c'è neanche tempo di capire come ti stai sentendo, fai solo quello che fai e arrivi alla fine sperando vada bene. Quindi questo qui è un Quindi pochettino. la Esatto. fotografia dei momenti, quindi diciamo che nella fase iniziale c'è tanto, tanta roba e poi in quel momento, ecco, sei lì, sei concentrato su Se quello tu vuoi che... o no, devi fare delle cose e fai delle cose. E quindi come lo sport, in particolare il parkour, ti ha aiutato e ti sta aiutando con l'iperattività, con l'ADHD? Allora, ti dico la verità che lo sport, il parkour è diventato sia una cosa che occasionalmente mi aiuta, ma adesso che diciamo è il fulcro di quello che sono io e quello che voglio fare, è anche la causa di un po' di stonature, diciamo, del mio umore, eccetera, eccetera. Però a livello, e questo qui è quando si mette, diciamo, tutte le varie ambizioni che uno può avere e quant'altro, che appunto poi essendo molto conscio, partono pensieri, partono stati d'animo altalenanti, è ok. Ma quando riesco un attimino a staccare da quelle cose lì e allenarmi e muovermi, perché è bello muoversi, perché è una bella sensazione a livello fisico, quella cosa lì aiuta a fermare un attimino i pensieri. È una cosa che mi impegna, mi distrae, mi fa concentrare su delle cose e quando sono concentrato su delle cose non riesco a avere questo marasma di pensieri nella mente. Quindi delle volte è molto terapeutico farsi quell'oretta e mezza di allenamento dove tu vai, fai, combini e ne esci fuori un po' svuotato da tutto, stanco, la testa un pochettino più libera e dici ah, ok. Quindi è una bilancia sempre che va da una parte o dall'altra, però sicuramente è una cosa che mi aiuta. Adesso, di recente, negli ultimi mesi a questa parte, anche l'allenamento proprio in palestra a livello di pesistica e queste cose che ho cominciato a fare per essere più in forma in generale, quella cosa lì, dato che c'è meno ambizione in quella cosa lì, non voglio diventare Mister Olimpia, non lo so, allora quella lì riesco a farla delle volte molto più volentieri, nel senso che non ho nessuno da cui, cioè non ho nessuno che devo diventare, sono solo lì che faccio le cose e riesco un attimino a approcciarla un po' più a cuor sereno, diciamo. Ok, quindi c'è una differenza di approccio tra le attività, perché sicuramente poi le aspettative, le tue ambizioni sono grandi e quindi ecco, questa crescita che sta avvenendo. E come oggi, se dovessi rivolgere un messaggio a un ragazzo o a una ragazza che sta incontrando nel suo percorso di vita l'iperattività e l'ADHD, cosa gli diresti? Allora, io direi, allora, tutti, come ho detto prima, tutti quanti siamo diversi ed è giusto che sia così. Mi verrebbe da dire che è normale per un ragazzo, una ragazza, un individuo che comincia a conoscere, diciamo, questa realtà e conoscere questa condizione, perché è una condizione, che è semplicemente una sfaccettatura della propria persona, della propria individualità. Adesso penso se ne parli da un paio di anni a questa parte perché è un argomento molto legato, per esempio, alla scuola. Vanno abbastanza di passo e penso che le prime, diciamo, testimonianze di persone che poi hanno riscontrato questo disturbo dell'attenzione vengano un pochettino in principio da, si potrebbe dire, la scuola. Lì, diciamo, si vede abbastanza questo tipo di sfaccettatura di carattere. E questo mi farebbe dire che è una sfaccettatura della propria individualità che, come tutte le varie altre condizioni, le varie altre sfaccettature, le varie caratteristiche, sono delle cose che possono essere un vantaggio o uno svantaggio in base a come le si crescono, in base al contesto in cui si è. Per esempio, mi verrebbe da dire che il disturbo dell'iperattività, magari come ce l'ho io a livello molto psicologico, a livello accademico, quindi alla scuola o una ipotetica università, potrebbe essere un leggero svantaggio nella generalità delle cose, magari nella capacità di articolarsi come sto facendo io in un'intervista che sto facendo con te, e invece il mio tassello che ti fa dire: ah, guarda come parla bene questo ragazzo di 24 anni. Quindi c'è da mettere in conto tante cose.
È un po' più difficile forse perché in quella fascia di età dove la gente insomma, comincia a capire che ha questa condizione, in una fascia abbastanza giovane di età, è già più difficile, è molto più confusionario, sei più piccolo, non si sa bene come capire cosa si è, cosa si fa, perché ci si comporta così, l'interfaccia con i professori e i genitori e gli altri ragazzi è un po' particolare, ma tutto quanto rientra su come si è fatti. Quindi, per quanto sia una cosa che ti possa far stare bene o fare stare male o creare equilibrio e disequilibri, è una parte di te che vedrai, sarai contento di avere in tante altre situazioni della tua vita, come sarai non troppo contento di avere in altre situazioni della tua vita. È magari un po' più intenso quando sei a scuola perché per gli stessi motivi per cui ho detto prima, ma di stare tranquillo che ce la si fa, ce la si fa. Si può fare, poi soprattutto quando ecco, si vede come una caratteristica, come hai detto tu, come una parte che fa parte, ognuno è diverso per qualche motivo e quella fa parte poi di un'attività personale. E invece cosa diresti a noi insegnanti che ci stiamo specializzando nel sostegno, in particolare a noi dell'Università di Castino, come consiglio, come approccio in classe? Allora, tra l'altro mi fa anche abbastanza sorridere perché io adesso faccio un insegnante di parkour da Ah, 4 anni, diciamo. E quindi sei passato dall'altra parte. sono passato dall'altra parte e mi sono ritrovato a usare frasi che gli insegnanti usavano con me e proprio ho detto, cavolo, è proprio un cerchio che si chiude, adesso sono io quell'altro e magari non sono neanche quello che volevo essere, che gli altri fossero, insomma, un sacco di cose particolari. Allora, io parlo per un'esperienza molto limitata perché sono ancora abbastanza giovane, ho solo un'esperienza di avere a che fare con i ragazzi per qualche ora, anzi, beh, qualche ora, sì, svariate ore durante i pomeriggi, ma non a livello di un insegnante scolastico che proprio ha a che fare con gli studenti per tutta la giornata, dalla mattina al pomeriggio. Per quello che posso dire io, nella mia piccola esperienza, è che tutto sommato io vedo che le persone, i ragazzi stanno sempre, diciamo, apprezzano sempre quando ci si spoglia un pochettino dei propri ruoli, che non può funzionare però solo da una parte, che sia quella del ragazzo che sia quella dell'insegnante, perché mi sono trovato anche a cercare di essere Davide e non l'insegnante di parkour, con magari un ragazzo, un ragazzino che non era disposto a essere Francesco, ma era disposto solo a essere il ragazzo che viene all'ora di parkour. Quindi è anche particolare questa dinamica qui, ma giusto ieri sera è venuto questo ragazzo che non vedevo da qualche mese, che ha problemi con la fidanzata, ha appena 18 anni, penso. Ha problemi della fidanzata, era nell'ora, diciamo, libera dopo i corsi che stiamo facendo, è venuto lì, penso si sia fatto due salti di numero e poi abbiamo parlato per 40 minuti di questa cosa qua. E lì ero Davide. Quindi le persone penso abbiano in generale bisogno di questo, soprattutto quando sono in contesti dove ci sono tante persone, è molto facile perdere un pochettino la propria individualità perché è difficile avere un gruppo da tenere e è impossibile avere un approccio individuale per ogni persona. Quindi i piccoli momenti in cui ci si può essere Federica e X ragazzo o ragazza sono sempre apprezzati. Poi ovviamente la scuola e l'insegnamento va comunque, diciamo, affrontato con i modi in cui ci danno. Le classi sono di un tot numero, quindi bisogna fare la lezione così e bisogna cercare di fare una lezione fatta bene. Quindi se qualcuno è un po' rumoroso, interrompe, è difficile anche mettere in atto tutte le strategie più corrette per averci a che fare. Quindi, però nei momenti in cui si può presentarsi come individuo per ciò che si è, secondo me, è l'approccio migliore da avere con i ragazzi con cui abbiamo a che fare. Grazie Davide, è un consiglio apprezzatissimo che dovrebbe essere proprio una memoria, proprio quando ci troviamo a relazionarci con tante persone. Altra domanda, un po' mi hai risposto, ma mi piacerebbe, ecco, approfondirla ancora di più. Cos'è la diversità per te? E sì, appunto, un po' per quello che ho detto prima,
siamo tutti frutto di situazioni diverse, dalla più piccola cosa alla cosa un pochettino più macroscopica. Siamo tutti fatti con caratteri diversi, abbiamo tutti un bagaglio di esperienze, di memorie, di cose che abbiamo fatto completamente diverse. Questa cosa qua ci rende molto più simili che diversi, però diciamo questa qui è la diversità, è un po' un discorso articolato, però essere diversi è essere umani. Quindi forse la cosa che più ci rappresenta delle volte è avere le nostre diversità, però in tutto questo essere tutti quanti diversi, quindi tutti quanti siamo la stessa persona, dico. Tutti quanti abbiamo bisogni simili, tutti quanti andiamo in cerca di magari esperienze simili o emozioni simili, quindi diversità è essere umani. Bella, mi piace molto, è una definizione che c'è, che è proprio a pennello su questa diversità che tende a allontanarci, ma in realtà ci unisce e ci accomuna. E se potessi tornare indietro, cosa riconsiglieresti al Davide di 8 anni fa? Allora, oggi sono abbastanza tranquillo, quindi non mi verrebbe da incolparlo di niente. Allora, se ti devo dire la verità, tutto sommato, se esco un pochettino fuori dalla mia esperienza soggettiva della vita, che mi capita spesso, mi guardo un pochettino da lontano, tutto sommato mi dico che stanno andando bene le cose, sono andate bene le cose belle e brutte che sono successe mi fanno abbastanza piacere nel complesso. Quindi non so se consigliare qualcosa in particolare. A livello un po' più egocentrico, magari gli direi di non aspettare magari troppo tempo per convincersi che il parkour è la cosa che vuole fare, anche se sono dovute succedere delle cose per farmi dire ok, noi ci siamo, anche per il mio carattere che essendo appunto molto conscio, non, come che faccio a dire, non è che mi basta una piccola scintilla per dire ah sì, questa è quella cosa che faccio, ho bisogno di avere un po' di cose che devono succedere prima di dire ok, è abbastanza chiara la situazione, adesso mi sento che posso dedicarmi a. Sicuramente se mi fossi forse buttato ancora di più, adesso magari avrei delle spunte che mi sono tolto un po' prima di quanto me ne sto togliendo, mettiamola così. Però tutto sommato, gli dico, vai, fai le cose che stai facendo, fai le cose che devi fare, veditela un attimo te. E ecco, mettiamola così. Sicuramente usciremo da questa intervista, io sicuramente più ricca e spero che questo tuo messaggio possa arricchire anche tutti i miei colleghi che stanno facendo questo percorso e puoi portarti a casa, ecco, qualcosa in più anche tu. Certo, appunto speriamo nella stessa cosa e niente, grazie ancora di avermi chiamato per questa intervista, questa opportunità. A me, come puoi vedere, mi fa sempre abbastanza piacere parlare un po' di me e di quello che mi passa per la testa, quindi sono sempre disponibile. Grazie Davide, perché io ti ricontatto per 8 anni, Certo, quindi è me lo segno. un impegno. Continuerò a seguirti, se posso dire il tuo account Instagram o se vuoi dirlo tu, così ti possono seguire anche i miei colleghi. Ok, Davide Rizzi con due E. Ecco qua.